L'organismo entra in crisi. I reni, ad esempio, sono sottoposti a un super lavoro. A loro, infatti, spetta il compito di eliminare le tossine e i prodotti di scarto che si sono prodotti in seguito alla morte di moltissime cellule. Il rischio di blocco renale è molto alto. Anche il cuore funziona a pieno ritmo e in generale la quantità di energia richiesta dall'organismo per compiere le proprie normali funzioni vitali può arrivare a triplicare rispetto alla norma. Il nemico peggiore però è in agguato dall'esterno. La pelle, infatti, ci protegge dall'attacco di virus, batteri e funghi, costituisce una barriera quasi impenetrabile. Quando viene distrutta non c'è nulla che possa fermare l'assalto dei microorganismi. Ancora oggi questo tipo di infezioni è responsabile di circa il 75% dei decessi che avvengono fra i pazienti trattati per ustioni. Oggi, nei laboratori di tutto il mondo, i ricercatori lavorano a pieno ritmo per trovare nuovi mezzi per contrastare questi terribili incidenti. Per ora disponiamo, fra l'altro, della possibilità di effettuare trapianti di pelle, di stanze sterili, di antibiotici di ultima generazione. Ai tempi della tragedia dell'Hindenburg, invece, i medici si trovarono ad affrontare l'emergenza con pochissimi mezzi e forse a quell'epoca perirono persone che oggi avrebbero potuto essere salvate. L'inchiesta per stabilire le cause della tragedia dell'Hindenburg comincia subito e viene condotta proprio all'inizio dentro questo hangar destinato al dirigibile stesso. E questo hangar esiste ancora. È utilizzato come deposito dall'aviazione militare americana e anche come zona d'addestramento. Ma dalle sue proporzioni così immense si intuisce anche fisicamente la dimensione di questo colossale dirigibile. Sembra quasi di vederlo qui dentro, la sua sagoma. Ebbene, è proprio qui che vengono convocati i primi testimoni. E si comincia da quelli che si trovavano proprio sul campo d'aviazione e che hanno potuto osservare l'avvicinamento dell'Hindenburg. Il disastro dell'Hindenburg. Non possiamo ancora dire come questa terribile tragedia sia accaduta. Il rapporto ufficiale è nelle mani delle autorità militari. È al lavoro una commissione d'inchiesta. I testimoni oculari vengono ascoltati all'interno dello stesso hangar che avrebbe dovuto ospitare la gigantesca aeronave. Qualche secondo prima dell'incendio, la mia attenzione è stata attirata da un tremolio dell'involucro in alto, sul lato di sinistra. Quando l'ho notato, il tremolio non era accompagnato da fumo o da altri fenomeni anomali. Era un movimento a onde dell'involucro e non era dovuto né allo scarico del motore né all'elica. Mi è sembrato, piuttosto, un effetto del gas che spingeva, come se ci fosse una perdita. Cosa poteva aver provocato quel tremolio dell'involucro? Forse una perdita di gas? Forse era dovuto a qualcos'altro? E in quale modo era poi legato al grande incendio, all'esplosione del dirigibile che era seguita? Per condurre l'inchiesta, per conto della compagnia, dalla Germania arriva addirittura il costruttore dell'Hindenburg, Hugo Heckener. Ehi, tu! Fermi, lo conosco. Comandante. Herr Doktor, non puoi immaginare quanto mi dispiace. Chiunque sia il responsabile lo prenderemo. Ne ho già parlato all'FBI. L'FBI? Deve trattarsi di sabotaggio. Alle prove di quanto dice? Non abbiamo ancora terminato i rilievi, ma sono certo che le troveremo. Sui giornali dell'epoca la tragedia dell'Hindenburg riempì le prime pagine dei giornali. Noi ora ci troviamo qui nella Biblioteca Nazionale Centrale a Roma, dove abbiamo cercato i giornali dell'epoca. È stato davvero anche emozionante riaprire queste pagine dopo decenni e scoprire anche le notizie di allora, compresa questa dell'Hindenburg. Allora, l'Hindenburg è esploso alle 7 di sera. Negli Stati Uniti. In Italia era
l'una di notte del giorno dopo, quindi era notte fonda. Alcuni giornali riuscirono però a uscire la mattina con la notizia di questo disastro. Per esempio La Nazione, qui lo si vede molto bene, parla apertamente dei passeggeri dell'equipaggio che sarebbero tutti periti, e anche il Nuovo Cittadino, giornale di Genova. Le notizie erano molto frammentarie, si pensava davvero che fosse stato un disastro di enormi proporzioni. Il giorno seguente le prime pagine riescono ad approfondire la notizia. Si vede qui il Messaggero con una foto dell'Hindenburg che passa sopra New York. Il Corriere della Sera mostra invece proprio la foto del disastro e comincia a parlare di attentato, lo si legge qui, insistenti voci di un attentato, e non è il solo, anche altri giornali ne parlano. Ma il costruttore dell'Hindenburg, Ugo Hoeckener, sull'ipotesi dell'attentato è molto cauto e riesce comunque a parlare con due membri dell'equipaggio che si sono salvati dal disastro. E nel loro racconto emergono tanti dettagli sul viaggio, e per noi è davvero un'occasione per scoprire chi erano i passeggeri e come si svolgeva la vita a bordo. La prego, riposo. È stata una bomba, Herr Doctor? Dobbiamo esaminare tutte le possibilità. L'ha scampata per un pelo, Werner. Sì, Herr Doctor. Da quanto tempo è nell'equipaggio? Da poco più di un anno, Herr Doctor. Herr Cubis, ha notato qualche passeggero che si comportava in modo strano? No, non ho visto nulla. Prima della partenza è accaduto niente di insolito? Era tutto in ordine, Herr Doctor. Voglio che lei mi racconti ogni istante di quel volo a partire dall'inizio. Nessuno dei passeggeri ha dato problemi. Conoscevo già Mr. Morris. Aveva volato sul Graf Zeppelin. I Denner erano eccitati, soprattutto i bambini. Per Miss Mather, invece, era il primo volo. Sì, veramente. Ed era un po' nervosa. Miss Mather ha fatto passare un brutto quarto d'ora ai doganieri. Vorrei fare un reclamo. Lei sa quanto ho dovuto pagare per il bagaglio extra? Mi guardi bene. Sono alta 1,68 m e peso la metà di quasi tutti gli uomini presenti. Dovrei pagare per il bagaglio extra quando è evidente che occupo meno spazio degli altri passeggeri. Terremo conto del suo reclamo, signora. Ora può salire a bordo. Le auguro un buon volo, signora Mather. Signorina Mather. La procedura d'imbarco è stata molto scrupolosa, come sempre. Tuttavia un passeggero sembrava, come dire, un po' diverso dagli altri. Fermate il dirigibile! Fermatelo! Ricordo che arrivò in ritardo. Fermate il dirigibile. Ha il biglietto, signore? Sì, ce l'ho da qualche parte. Eccolo! Si chiamava Josef Spa e tornava in America dalla sua famiglia. Che c'è nella scatola? Ah, è una bambola per mia figlia. Può aprirla, per favore? Devo proprio? È un pacco regalo. Per favore, apra la scatola. Il signor Spa era un comico, nel senso che lo faceva per professione. Gli fu concesso di viaggiare col suo cane. Non era mai accaduto sull'Hindenburg. Posso assicurarle che è per mia figlia. Vuole perquisire anche il cane? Nasconde qualcosa? Non saprei, chiediamoglielo. Nascondi qualcosa? Dice di no. I funzionari della dogana non lo trovavano divertente. Ulla, ulla. E dopo il decollo? È stato tutto normale. Dopo i controlli, l'aeronave era pronta al decollo. Come sempre, siamo partiti la sera, quando l'aria è più calma. Cadeva una pioggerellina leggera, ma tutto è filato liscio, come sempre. Prepararsi al distacco dal pilone. Prepararsi al distacco dal pilone. In partenza. In partenza. Stewart. C'era la consueta eccitazione. Il signor Spa aveva una cinepresa e filmava i passeggeri. Fortunatamente nessuno era infastidito. Ma a parte quel tipo strambo, era tutto normale, Herr Doctor. Grazie, Herr Cubis.